Siamo alla Fratellanza Popolare di San Donnino in occasione della quinta edizione della Sagra del Fritto. Quinta edizione, ma mi sembra sia già presa abbastanza bene, insomma c'è un bel afflusso stasera. Come nasce la Sagra? La Sagra del Fritto nasce 5 anni fa grazie all'idea del presidente Alessio Ciriolo, che ebbe questa idea di fare questa iniziativa perché dovevamo comprare una pedana per il trasporto dei disabili e bisognava trovare dei fondi immediati perché avevamo un furgone fermo. La prima edizione appunto 5 anni fa, un successo stravagante, persone da tutta Firenze e Toscana. Oggi si ripercuote perché dobbiamo riacquistare un altro furgone per trasporto disabili e quindi l'abbiamo riproposto. Un successo che comunque aggrega tantissime persone e ci consente i fondi di ristabilirli in questo caso specifico in un furgone per trasportare disabili, altrimenti in mezzi utili all'associazione. Un bel successo, non credo che l'edizione sarà abbastanza interessante. Benissimo, e quindi quali sono le specialità che si possono provare qui? Allora, qui tutte, cominciando dalle verdure fritte, dalle zucchine, le melanzane, tutte le verdure in genere. Poi si aggiunge la carne, il suino, il pollo, il coniglio, e poi le patatine fritte, fijattole. Poi i piatti con tipo antipasto sono le fijattole con prosciutto e stracchino. Benissimo. E qua alla Fratellanza Popolare fate anche altre cose però durante l'anno, di sagre? Sì, il gruppo ricreativo è impegnato tutto l'anno nelle iniziative, questa è una delle più fanti, ma il 2 fine settimana di giugno per esempio ci sarà la classica festa del volontariato, che è una festa d'aggregazione in momento di volontari, e anche lì faremo una sagra a tema o un piatto a tema che ancora dovranno stabilire. A settembre poi c'è di nuovo un'altra sagra della pecora e della tagliata. Quindi vi aspettiamo pranzi, tutti pranzi. Il gruppo relativo fa quasi 14 eventi l'anno. Questo ci serve per sostenere economicamente anche l'associazione, e tutti i soldi vanno reinvestiti appunto nei confronti delle persone che hanno bisogno, per quello l'aspetto sociosanitario. Benissimo, noi abbiamo già mangiato qui, siamo state benissimo, quindi grazie sicuramente... Grazie mille, vi riaspettiamo al prossimo appuntamento. Sicuramente torneremo, grazie. Bene, grazie a voi. Andrea, un volontario della Fratellanza. Franca Tempestini. Benissimo. Sempre una volontaria. Grazie. Grazie a voi. Ciao.